è che succede? Temo che non potrà più avere figli. Sono passati quasi 6 mesi. Lola, sembri un fantasma. Guardati. Forse se tornassimo al paese... Assolutamente no, non ci torniamo. Ho avuto un'infanzia meravigliosa qui dentro. E voglio che ce l'abbiano anche i nostri figli. Qui noi offriamo riparo e istruzione ai bambini abbandonati. Tina, scendete un attimo. Li hanno abbandonati fuori dalla porta del convento. Sono due bambini veramente speciali. Lola, so cosa stai pensando, ma sono troppo grandi. E anche un po' strani. Piacere, piacere. Quei due bambini hanno bisogno di amore. E a noi serve la stessa cosa. Potremmo essere una famiglia. Devi chiudere gli occhi anche tu. 1, 2 e 3. Vattene di sopra! Bambini, facciamo un altro gioco? Tin e Tina sono creature piene di luce. Certo, sbagliano come tutti i bambini. Un gran mago dell'Oriente. E se non fossero bambini innocenti che fraintendono la Bibbia? Se fossero l'esatto opposto? Non dovete mettere in pratica ciò che è scritto nella Bibbia. Quella è la parola di Dio. La Bibbia è fantasia. Quella non è marmellata. Non riusciamo a svegliarlo. Non potete dire una bugia. Mentire è peccato. Una madre deve fidarsi dei suoi figli. Questa è l'ira di Dio. Però devi promettere che qualunque cosa succeda, rimarrai seduta sulla tua sedia. Allora, mamma, lo prometti?